finisce con il risultato di 1-0 la sfida tra Polisportiva Calcio e Atletico Morena sul campo del Fabrizi. Gli ospiti riescono ad imporsi di misura. Dopo un quarto d'ora di fase di studio, la Polisportiva Calcio prova ad attaccare. Prima Silvestri viene servito da posizione defilata dentro l'area, ma viene ipnotizzato da Semenzato. Poi Machera prova un calcio di punizione, ma il portiere del Morena si supera e mette il pallone in calcio d'angolo. Sul successivo arriva tuttavia il vantaggio da parte della squadra ospite, grazie a Sebastianelli che con un'incornata perfetta riesce a portare in vantaggio i suoi. Continuano a spingere gli ospiti, prima c'è un'importante occasione con un cross dalla destra che vede un colpo di testa che anticipa Semenzato, poi Danna prova una conclusione a giro ma il pallone termina a lato. Il secondo tempo si apre con un calcio di rigore fischiato a favore della Polisportiva Carso, si incarica della battuta Protti che viene tuttavia fermato da Semenzato che mette in corner. Al quinto Palmieri viene servito al limite dell'area sugli sviluppi di un corner ma tira alto, poi c'è una grande occasione di Silvestri in rovesciata ma non c'entra la porta, infine Terella prova un'importante azione sulla destra che mette in seria difficoltà la difesa dell'Atletico Morena ma tutto si risolve con un nulla di fatto. Sul finale entrambe le squadre provano ad andare in gol con una soluzione balistica per parte, ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-1 e vede dunque la vittoria della Polisportiva Carso contro l'Atletico Morena.